Nuova vita per il Parco del Pionta, zona che ha visto le origini della città di Arezzo ed oggi poco sfruttato rispetto alle sue possibilità. Le istituzioni locali, Comune di Arezzo, ASL, Provincia, Università e Soprintendenza fanno rete con la firma di un accordo di programma che fissa i primi passi per la riqualificazione dell'area. Questa è un'area storicamente amata dai nostri cittadini, è l'area dove affondano le radici della nostra città, è nostro dovere riconquistarla alla comunità. Credo che questa sia una sinergia importante, una collaborazione importante perché permetterà di investire circa 1.200.000 euro. Tre in particolare le linee di intervento per la manutenzione straordinaria e la migliore fruizione dell'area, previste nel progetto che vede il Comune di Arezzo come capofila. Il primo è prevede la realizzazione di un percorso ciclabile che collega la stazione con l'università e l'ospedale. Abbiamo partecipato al bando della regione, attendiamo la risposta entro un mese. Il secondo intervento riguarda ovviamente una manutenzione straordinaria dell'area, muretti, cordoli, le recinzioni da sistemare, la strada ovviamente da migliorare, quindi ecco un intervento di tutta l'area per circa 200.000 euro. Il terzo filone, che è quello più innovativo ma che appunto contiamo di far partire a breve, è un bando in cui i privati dovrebbero realizzare, su ovviamente il progetto dell'amministrazione, tutto un sistema di nuova illuminazione con almeno 100 punti luce, una trentina di telecamere e la copertura wifi. Mi fa piacere che tutte le forze politiche, le amministrazioni arettine si siano insieme a noi alleate per una riqualificazione e soprattutto sviluppo, in cui il Pionta sarà il luogo della formazione, del tempo libero, dello sport e rende veramente uno dei parchi più importanti e significativi della città.